Quindi grazie Giulia. Allora, grazie Leonora. Io sono qui oggi in veste di area naturale protetta, riserva naturale statale di Castel Porsiano. Castel Porsiano è una realtà che si trova veramente bene a questo tavolo e in questa stanza, perché con le sue molteplici identità, con la sua lunga storia di conservazione e monitoraggio ambientale, ha dialogato, dialoga tuttora, è intenzione, l'intento è rafforzare il dialogo con tutti gli enti di ricerca al fine proprio di essere anche un data provider, e da cui poi, quando oggi sentivo parlare di incontri bilaterali successivi, ho alzato le antenne, perché con Eleonora abbiamo avuto modo già di accennare, ma in questa fase noi stiamo rivedendo con grande attenzione la costruzione di una banca dati attuale in collegamento col sistema, col servizio sistemi informatici del segretariato, e abbiamo quindi studiato con attenzione tutta la fase di rinnovamento che state conducendo del network, in qualche modo per verificare se siamo pronti a travasare, a collaborare, a supportare in maniera sostanziale e continuativa il network. Castel Porsiano è riserva naturale statale dal 1999, c'è stata una strategia attenta perché con un decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio del 1999, il numero 136, è stato riconosciuto il valore naturalistico della tenuta presidenziale di Castel Porsiano, è stata istituita la Commissione Tecnico-Scientifica, che è un organismo consultivo, tra l'altro che vede anche la partecipazione proprio del Ministero dell'Ambiente nella persona della dottoressa Giaratano, di varie altre istituzioni che con Castel Porsiano sono legate, Ministero dell'Agricoltura, perché da noi è proprio un'area protetta dove, e ascoltavo adesso il dottor Spina, si svolgono anche attività di agricoltura sostenibile, zootecnia sostenibile e altri esperti di settore. Maggio dello stesso anno è stato istituito dal Ministro dell'Ambiente la riserva naturale statale di Castel Porsiano. Tutti i primi anni 2000 hanno visto il processo di designazione di Castel Porsiano per la sua interezza come zona di protezione speciale, quindi attiva per l'attuazione della direttiva Habitat. Abbiamo tra l'altro una sezione di inanellamento che col dottor Spina proprio collabora quotidianamente, tra l'altro coinvolgendo il pubblico. La stazione di inanellamento ha una storia antica, raccogliamo con un monitoraggio di lungo termine, infatti facciamo parte anche di LTR, di dati sin dagli anni 80, coinvolgendo i cittadini in questi ultimi anni in maniera particolare con l'apertura al pubblico e i percorsi naturalistici. Quindi anni 2000, designazione della zona di protezione speciale, due siti di Natura 2000 che proprio ad agosto 2017 sono stati istituiti come zone speciali di conservazione, uno per il Querceto Igrofilo, uno per la Duna Antica. Sto dicendo tutto questo proprio perché Castel Porsiano diventa un po' un banco di prova di integrazione di tutte le attività di monitoraggio continuativo, tra l'altro particolarmente rilevanti perché siamo in un contesto periurbano, quindi possiamo tramite il monitoraggio continuativo rilevare eventuali misure di adattamento a tutte quelle criticità che un contesto periurbano implica. Siamo un'infrastruttura verde, partiamo dal mare, abbiamo 3,1 km di spiaggia, arriviamo a 25 km dalla città di Roma, abbiamo quindi un ruolo di fornitura di servizi ecosistemici sicuramente rilevante. Dicevo che siamo ben messi a questo tavolo perché oltre a partecipare, come accennavo, al TR con le stazioni di inanellamento, facciamo parte e abbiamo ribadito la nostra presenza nell'IFWatch con il rinnovo all'adesione alla Joint Research Unit dell'ottobre 2017, con l'Accademia dei 40 che vedono a questo tavolo la presenza, abbiamo tra l'altro anche la professoressa Chiancone che è la presidentessa dell'Accademia, abbiamo un rapporto storico direi proprio per l'attuazione con la regia della Commissione Tecnico-Scientifica di un programma di monitoraggio continuativo, e abbiamo anche ospitato eventi importanti di Citizen Science. A ottobre dell'anno scorso l'evento conclusivo del CS Mon Life, vedo Stefano Martellos e Fabio Torre, abbiamo partecipato ai lavori della prima conferenza di Citizen Science organizzati dall'Accademia ottobre 2017 sotto il patronato della Presidenza della Repubblica. Successivamente, mi pare fosse in primavera, alla biblioteca dell'Accademia abbiamo partecipato a dei lavori più di tavolo, proprio di gruppi di lavoro per la definizione di quella che sta nascendo come strategia nazionale di citizen science, che non può che non andare a braccetto col network,
con la revisione della strategia post 2020. Cosa abbiamo di banca dati? La mole di dati che noi abbiamo è notevolissima. Scusate, un ultimo elemento concreto: abbiamo caricato a settembre di quest'anno sulla piattaforma di LifeWatch la checklist storica delle specie presenti all'interno della tenuta di Castel Porziano. Checklist storica nel senso che è stata una ricostruzione di tutte quelle che sono state le segnalazioni attraverso l'analisi delle pubblicazioni, con la specifica e l'analisi dell'appropriatezza dei metadati. Dicevo che stiamo costruendo una banca dati nuova e rinnovata anche noi, perché quello che noi abbiamo attualmente è un archivio multidisciplinare di estremo valore in termini non solo di conoscenza degli elementi della biodiversità, quindi a livello genetico, e per genetico mi riferisco soprattutto alla biodiversità agricola e zootecnica, livello specifico e livello ecosistemico, ma anche un archivio conoscitivo documentale per i parametri ambientali più ampi, dal clima, abbiamo 5 stazioni meteo con rilevazioni in continuo dagli anni 80 di temperatura, precipitazione, evapotraspirazione, abbiamo una torre nella località Grotta di Piastra che analizza all'interno di un progetto europeo gli scambi gassosi con l'atmosfera, quindi partecipa in qualche modo anche ai monitoraggi nell'ambito dell'ICP, insomma dei cambiamenti climatici. Abbiamo un'attentissima valutazione anche economica, stiamo iniziando a valutare come utilizzare tutti questi dati per quantificare quanto costa gestire Castel Porziano, a proposito di necessità di identificare una corretta programmazione finanziaria. Quello che stiamo però costruendo, ci auguriamo per l'anno prossimo di averlo in piedi, è un nuovo software. Ho chiesto ai miei collaboratori prima di venire qui se mi davano degli spunti originali da portare a questo tavolo. Mi è stato suggerito un articolo del Corriere della Sera, Corriere Comunicazione della settimana scorsa, in cui si parlava della rilevanza della figura professionale non solo del data provider, ma anche del data administrator, l'amministratore dei dati. Quello che noi stiamo cercando è, dopo aver rivalutato, riconsiderato, riorganizzato, ripulito tutto l'archivio documentale che abbiamo, è come impostare un software che abbia tutte le caratteristiche, innanzitutto per poter dialogare con i software che richiedono adempimenti alle normative, uccelli, habitat, CBD, e soprattutto come poter essere accessibile dall'esterno, cosa non semplicissima per un software della Presidenza della Repubblica. Vi lascio immaginare le difficoltà di sicurezza legato anche a questo. L'intento è però per il 2019 avere questa nuova struttura che possa riorganizzare in maniera interrogabile, aggregabile, accessibile i dati. Questo consentirà innanzitutto di migliorare, già lo facciamo, ma le ricadute gestionali, quello che diceva prima Eleonora, no? Come area protetta, conoscere in continuo lo stato delle componenti del nostro ambiente ci dà proprio delle indicazioni gestionali specifiche. La valutazione di incidenza, è successo a noi, l'anno passato abbiamo avuto un attacco importante di Tomicus destruens per le pinete monumentali, abbiamo dovuto fare quindi un taglio importante fitosanitario, parlo di 40 ettari, è stato necessario ovviamente fare la valutazione di incidenza, è stato fondamentale conoscere i famosi siti di nidificazione, siti di riproduzione per poter preservare all'interno dei tagli delle piante che permettessero, per fare un esempio, al nibbio di non venire troppo intaccato dal taglio che abbiamo dovuto fare. Stessa cosa adesso, dobbiamo continuare a curare in qualche modo i nostri boschi attraverso una selvicoltura sostenibile, abbiamo dovuto ripresentare una valutazione di incidenza quest'estate, utile è stato anche l'incontro qui di luglio sulla valutazione di incidenza nell'ambito del progetto Creiamo PA, e anche qui abbiamo fatto una valutazione di incidenza che ci è venuta tra virgolette facile, perché abbiamo una mappatura, una georeferenziazione degli habitat Natura 2000 attenta, aggiornata, e quindi motivare e sostanziare le misure di mitigazione che andiamo a prevedere nell'attuazione di questi piani ci è venuto sicuramente più semplice. Non solo, il contrasto alle specie aliene, la giusta composizione di sementi per le nostre colture, il giusto carico e localizzazione degli ungulati, parlo di cinghiali piuttosto che di daini, le due specie a maggiore impatto sulla componente forestale, proprio la giusta localizzazione, il giusto monitoraggio e i giusti censimenti e quindi la giusta
chiudo, il giusto riempimento di una banca dati per poter contenere a favore dell'habitat prioritario che è il querceto igrofilo la fauna. Insomma, un monitoraggio in continuo, un'organizzazione dei dati, oltre a permetterci una corretta gestione adattativa nel tempo, ci auguriamo che consenta anche di partecipare a strutture aperte come dovrebbe essere il network e di essere tra l'altro fornitori di dati per l'alimentazione della ricerca in senso più ampio. Grazie. Grazie veramente Giulia per questa testimonianza, perché è più efficace da stimolo, immagino, una testimonianza del genere che un invito magari generico del Ministero a veramente entrare a far parte di questo strumento e aiutarci a migliorarlo e a farlo crescere sempre di più.